ore fa è stato reso disponibile su YouTube il terzo episodio di Evoluzioni Pokémon, la nuova web series prodotta per celebrare i 25 anni del brand. E la puntata odierna vede come protagonista la regione di Kalos. In questo mini episodio da ben 6 minuti esploreremo i pensieri di Elisio, tormentato dai suoi sogni e dalle loro conseguenze. Elisio cerca di sfruttare la forza del Pokémon leggendario per eliminare gran parte degli esseri viventi e preservare così la bellezza del mondo. Un ideale abbastanza strano e controverso, insomma, ci attende una puntata molto molto interessante. Ricordo che la serie si compone di 8 episodi a cadenza settimanale e che gli stessi saranno sempre disponibili qui sul mio canale YouTube con una gustosa reaction. Io vi auguro una buona visione. Parte così la puntata di oggi e la domanda è: quando stai inseguendo un sogno, ma tutti ti dicono che stai sbagliando, tu cosa fai? Dai retta agli altri e ti arrendi o continui a seguire il tuo istinto? Anche a costo di mettere Kalos in pericolo? Per Elisio la risposta è semplice, ma non lo è per molti di noi. Elisio è un personaggio incompreso, particolare, con un ideale assurdo, fuori di testa, ma anche il suo perché. Vediamo l'arma distruttiva, no? Che vuole lanciare Elisio per annientare tutti gli esseri viventi e preservare così la bellezza del mondo. Ed è proprio qui che noi affronteremo questo personaggio così stravagante, che non è stato poi così tanto approfondito. Ed è proprio per questo che volevo tanto vedere questa puntata. Eccolo qua. Devo spremere molta più energia dal Pokémon leggendario se voglio azionare l'arma suprema. L'arma suprema. Ci sono teorie, ci sono tante cose al riguardo sulla regione di Kalos. Il famoso Pokémon Z mai uscito. Ed ecco qui Mega Gyarados, che con il potere della Mega Pietra si evolve. E qui parte lo scontro contro Xerneas. Forza lunare da parte sua. Mi ricorda tantissimo Generazioni Pokémon, una sorta di remake 2.0 con un'animazione un po' più approfondita, ma la battaglia qui è già finita. Peccato perché poteva andare avanti, ma probabilmente ci concentreremo di più sui pensieri di Elisio, che qui è molto arrabbiato, come vedete, ma ok. Ed ecco qui che ci raggiungono Shauna e la sua compagna, altra protagonista del gioco. Vorrei poter preservare la bellezza in eterno. Lui vuole preservare la bellezza in eterno. La bellezza non è legata solo alla giovinezza e poi col tempo tutto Dianta. Cambia. Il mio sogno è far durare per sempre tutto ciò che c'è di bello al mondo. Il mondo è giunto alla fine del suo cammino. I Pokémon spariranno a mio beneficio. È una possibilità, ma non significa che sia la cosa giusta. Guarda ora Kalos com'è bella. Non sopporto che le cose belle si sciupino, appassiscano e diventino sgradevoli. Diciamo che questi... Non mi aspetto che voi possiate comprendere, ecco, quello che penso, oppure come mi sento. Capi, questi capi, hanno degli ideali sempre abbastanza... folli. Lo scopo originale di questa macchina era quello di ridare la vita, non di toglierla. È rimasta quasi senza energia, ma è sufficiente per usarla un'ultima volta. Infatti, lui lo dice, non mi aspetto che voi... Io capiate, posso donarvi, no? Una vita che non sfiorirà mai. Unitevi a me per l'eternità e vivremo insieme nell'attesa di un mondo di straordinaria bellezza.
un po' come il Team Magma e Team Hydro, no? Uno vuole inondare il pianeta mentre l'altro vuole prosciugare il mare. Insomma, degli ideali abbastanza così distruttivi. Troppo distruttivi. Ma forse tra tutti quello là di Elysio è il più folle e il più no sense. Beh, potremmo parlare ore del piano di Elysio, ma lascio queste congetture a voi qua sotto nei commenti. Mi raccomando, commentate, scrivetemi come vi sembra questo episodio. A me per ora sinceramente non è che fa impazzire. Ecco qua che l'arma mortale si attiva, no? Da folli, veramente da folli. Poteva essere, dico, studiato meglio. Settimana. Perciò oggi vorrei condividere con voi un ricordo di Elysio in un momento diverso. Allenatori, ascoltatemi attentamente. Il futuro è ancora tutto da costruire. Ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Il potere di cambiare il mondo è nelle vostre mani. Impegnatevi a costruire un futuro migliore. Questo. Addio. Ha senso, questo ha veramente senso. Un visionario che però per compiere il suo piano voleva veramente distruggere l'umanità. Un visionario un po' troppo spinto, ma comunque sempre un visionario. Un grande visionario che... insomma, ci ha lasciati così. Dai. C'è un attimo da chiarire alcune cose su questa puntata, ma sono sicuro che la prossima sarà molto meglio. Insomma, allenatori, un episodio veramente povero di epicità, devo dirla tutta. Mega Gyarados, che viene sconfitto da una forza lunare di Xerneas, è abbastanza deludente come battaglia, se paragonata ai precedenti episodi. Una puntata sbrigativa, probabilmente per dare spazio ulteriore a questo personaggio, che nella parte finale vuole dare un bel messaggio, quasi commovente. E a parte quest'ultimo, ho preferito di gran lunga gli scorsi episodi. Una scopiazzatura 2.0 di Pokémon Generazioni con una grafica migliorata. Il doppiaggio è sempre quello, ci sta, ma per il resto gli diamo giusto la sufficienza. Poteva essere approfondito molto meglio. Allenatori, noi ci vediamo con la prossima puntata, ci dirigiamo a Unima. E quindi sapete che con Unima e Negesis c'è un mondo che si apre, dopodiché quarta generazione, terza e la mia preferita, la seconda. Con Yoto e le Kimono Girl e Lugia, la sua danza, bellissimo. A mezzanotte scatta la gran festa, 25esimo anniversario Pokémon, ci vediamo domani con tanti spacchettamenti. Festeggerete insieme a me? Io vi aspetto domani sul canale. Grazie a tutti e ci attendo un mese ricco di spacchettamenti. Ciao allenatori e ci vediamo al prossimo video.